Ciao a tutti da Carinelle e benvenuti in questo video speciale per i 1000 iscritti. Onestamente non credevo che sarei mai arrivata a questo traguardo, che per molti potrà sembrare una cosa banale, ma per me 1000 iscritti sembrano un numero enorme che non pensavo veramente mai di raggiungere nella mia vita. Per questo quindi devo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito e supportato, a partire dai primi iscritti, gli abituali del canale che hanno sostenuto e supportato anche quando ero un'impedita totale, non che adesso sia molto migliorata, ma non importa. E un grazie anche a tutti i nuovi iscritti, perché ultimamente siete stati in tantissimi, il canale ha avuto una crescita esponenziale e di questo non posso che ringraziare voi onestamente. Ci tengo a spendere due parole anche per quanto riguarda la qualità della community, perché onestamente siete tutti un gruppo educato, gentile, che mi riempie veramente di complimenti nei commenti e quindi mi ritengo seriamente fortunata per aver trovato appunto una community così pulita. Spero che continuiate ancora così ovviamente, però comunque sappiatelo che è una cosa che apprezzo veramente tantissimo. Ovviamente vi invito a continuare a scrivermi nei commenti, continuare a darmi magari dei consigli, dei pareri o anche soltanto farmi sapere se il video vi è piaciuto, perché comunque mi interessa avere un feedback da parte vostra. Detto questo, abbandoniamo un attimo la parte sentimentale del video e concentriamoci sul proposito che avevo per voi. Volevo infatti approfittare di questo video per mostrarvi una parte videoludica di me che ancora non conoscete, perché si tratta di un gioco che non ho mai portato sul canale e ovviamente non c'è da fare chissà quale premessa perché lo avrete già visto dalla copertina e dal video, ma ovviamente sto parlando di Minecraft. Minecraft è quell'antro oscuro e senza fondo nella quale prima o poi qualsiasi videogiocatore finisce per imbattersi e rimanere inghiottito. Io, come tanti altri, sono rimasta inghiottita infatti dal mondo di Minecraft durante la pandemia, quando non si poteva uscire di casa e l'unico modo per evadere era costruirsi un mondo immaginario, mettiamola così. Quindi, ecco a voi il mio villaggio di Minecraft, vi farò fare un giro turistico verso tutte le cose che ho costruito e tutto ciò che ho creato nella mia mente malata e nella mia solitudine e reclusione. Spero ovviamente che possiate apprezzarlo, perché questo è il mio orgoglio, è il mio parto, cioè capitemi, questo è uscito tutto dalla mia mente e quindi ne vado orgogliosissima, però sentitevi liberi anche di criticarmi o comunque darmi dei pareri nei commenti anche contrastanti, state tranquilli, non mi offendo. Come già avrete intuito, sono una gamer che gioca sia da PC che da console e Minecraft in particolare ce l'ho nella versione per la PlayStation. Di conseguenza ho fatto che registrare precedentemente i video in modo da poter fare un commentary con la webcam accesa, perché sapete che la cosa mi risulta un tantino difficile registrando direttamente dalla Play. Quindi fatte tutte queste premesse, possiamo procedere verso casa mia. È un nuovo giorno nel magico mondo di Carinelle. Da qui inizio a farvi vedere un attimino la casa nel suo interno, poi man mano vedremo un po' tutto nei dettagli. Mi metterò magari pausa per spiegarvi un attimino le cose, tipo questo. Questo è uno stagnetto che ho creato originariamente con dei pesci all'interno, dei pesci tropicali. Tuttavia, non ho mai capito per quale ignoto motivo, ogni volta che riavviavo il gioco i pesci sparivano completamente nel nulla. Probabilmente è un bug, comunque despawnavano. Ma questa cosa l'ho poi rimediata in un altro modo. Qua attorno vedete che è comunque tutto pieno di gatti. Qua c'è un recintino che ho fatto con i miei animali domestici, quindi una volpina che si chiama Foxanne e un coniglietto che si chiama Roger. Guardate che carini, io li adoro, me li sono voluti proprio mettere accanto al letto. Intorno c'è una distesa infinita di gatti, perché ho un'ossessione ai gatti, forse sono una gattara, non lo so, nella vita reale non ne ho così tanti. Questa è la zona soggiorno, dove ci sono comunque un tavolino con delle panchine, sedie, e c'è la zona cucina e dispensa. Vedete, questo è il tavolino, infatti, che vi stavo dicendo. Qua è la zona da fabbro, diciamo c'è il calderone, la fornace, una sega circolare, l'incudine. C'è anche una bellissima cascata di lava, perché vuoi non avere una cascata di lava in una fucina? Ovviamente sì, mentre questa accanto è la cucina con la C. Vi faccio vedere che comunque nei barili ho impostato un po' di cose dell'inventario che mi servono per quando devo uscire. E questa è una cassa nascosta che ho cercato di integrare un po' nell'arredamento circostante. Perdo anche un attimino di tempo a mostrarvi il mio equipaggiamento, perché ci tengo tantissimo, il mio orgoglio. Allora, questa è la mia canna da pesca, che si chiama Marlin. È dotata di fortuna del mare di livello 3, di indistruttibilità di livello 3, riparazione ed esca di livello 3. È tipo la canna da pesca definitiva, mi fa pescare tantissimi tesori, voi non avete idea. Se avete magari qualche dubbio appunto su come andare a incantare una canna da pesca, fidatevi, fatela così.
Questo è il mio piccone numero 1, che si chiama Fairy Horn. Ha fortuna di livello 3, indistruttibilità di livello 3, efficienza di livello 4 e riparazione. Questo vuol dire che è completamente indistruttibile. Ed è appunto ultra fortunato, mi fa tipo guadagnare una vagonata di gemme. Questo invece è il mio secondo piccone, che utilizzo per un altro scopo diverso. Infatti è dotato di tocco di velluto, perché come molti di voi sapranno se giocate a Minecraft, la maggior parte dei blocchi quando vengono distrutti si trasformano diciamo in un blocco base e non permettono di mantenere diciamo la stessa grafica che hanno comunque nel mondo reale. Invece col tocco di velluto si può mantenere il blocco così com'è. Ad esempio ti permette anche di prendere il ghiaccio o dei blocchi di terreno con la neve sopra. Oltre a quello è anche dotato di indistruttibilità di livello 3, riparazione di livello 1 ovviamente c'è solo quella, e l'efficienza di livello 4, quindi anche questo è completamente indistruttibile. Questo è il mio arco, che si chiama Ravenclaw. Ha indistruttibilità di livello 3, fiamma di livello 1, potenza di livello 5 che è il massimo, impatto di livello 2 e infinito, che permette di utilizzare praticamente una freccia infinita, non bisogna neanche continuare a creare altre frecce. Purtroppo l'incantesimo infinito va in contrasto con l'incantesimo di riparazione, quindi non è un arco che durerà in eterno, però basta comunque continuare ad andarlo a riparare sull'incudine e sei a posto, diciamo. Ho preferito comunque dare una priorità all'infinito, che mi sembrava una cosa un attimino più pratica. Questa invece è la mia spada, che è un palese riferimento al mio gioco preferito, che è Baldur's Gate, in particolare Baldur's Gate 2, ma comunque i Baldur's Gate. Infatti si chiama Minsk. Minsk era un personaggio, fondamentalmente un ranger con un'intelligenza bassissima, che parlava come un demente e aveva un criceto nell'inventario che si chiamava Bo, e quindi il mio personaggio preferito in assoluto di tutta la storia dei videogiochi. Quindi la mia fedele spada Minsk è dotata di affilatezza di livello 3, indistruttibilità di livello 3, saccheggio di livello 1, aspetto di fuoco di livello 2 e il contraccolpo di livello 1. Ho praticamente un equipaggiamento perfetto, ho solo l'armatura ancora un attimino da sistemare, che voi al momento non vedete, infatti non ve la mostro perché era ancora un attimino da studiare. La porta è automatica perché è molto più comodo far così, e questo è il panorama che vedete di fronte. Ci sono anche i vasi con i fiori, giustamente, perché anche l'estetica vuole la sua parte. Questo è un albero di ciliegio che ho costruito a grande fatica. Ha una chioma irregolare dotata di rami, non so come definirli, di vetro, a simulare un po' diciamo le fronde cascanti o una sorta di rampicante, e ci sono dei pannelli di lana a terra per simulare i petali caduti. Questo qua di fronte invece è la zona affumicatoio, infatti è accanto al laghetto e mi permette di trasferire direttamente diciamo i pesci e la carne per farla affumicare lì in alto. È dotata, se vedete, di fuoco sul tetto, che fa un po' l'effetto del camino sempre acceso, anche se appunto è soltanto un'illusione, e essendo fluttuante non è possibile accedervi se non tramite quel leder arrampicante che ho messo, che ovviamente non sono stata in grado di salire al primo colpo come ogni volta, ma non importa. E voilà, questa è la mia zona affumicatoio. Nei barili, come vi dicevo, ci sono tutte le provviste, non sono stata a mostrarvele, ma faccio un giro giusto per farvi vedere com'è fatta la zona. Da qua si può vedere l'esterno della casa. Voi mi avete visto uscire dal piano terra, che più o meno avete già visto tutto, ma il piano di sopra è un enorme acquario tropicale che vi farò vedere comunque tra poco, ed è percorribile. Ognuna delle cose che ho costruito ve la mostrerò, quindi non temete. Se volete magari copiarmi l'idea o cercare di fare qualcosa anche nella vostra partita molto simile, potete tranquillamente mettere in pausa. Sì, mi sono qua ammazzata cadendo, ma non preoccupatevi. Potete mettere in pausa per andare poi a eventualmente prendere l'idea e cercare di capire come sono fatti, perché purtroppo non ho registrato quando li ho costruiti, quindi non riuscirei probabilmente a rifarlo uguale. Comunque, essendo rientrati in casa, possiamo andare al piano di sopra. Questo è l'acquario. Se vedete è tutto percorribile, in realtà ha anche una botola sul soffitto che permette di entrare dentro e nuotare insieme ai pesci. Mi sono impegnata tantissimo tra alghe, coralli, lampade luminose, c'è di tutto. Quella è la botola che vi dicevo, che permette anche di nuotare all'interno. Spero che non venga troppo lungo, ma in realtà ho già messo in conto che sarà probabilmente più lungo degli altri video, quindi abbiate pazienza, potete skippare magari le parti che non vi interessano o non vi piacciono, anche se spero veramente che lo guardiate tutto perché ci tengo tantissimo. Di qua c'è l'uscita verso il seminterrato, perché la mia casa si sviluppa quasi tutta in profondità. Questa è la camera della magia, se vedete è una libreria col tavolo magico. Lì c'è un tavolino con una sedia e ho creato un finto pendolo. Qua un bellissimo quadro con ragno che mi piaceva, ma sembra tutto chiuso, invece no, c'è il passaggio segreto. Adoro i passaggi segreti, però vi devo confessare che li ho costruiti guardando tutorial su internet, quindi non sono merito mio. Qui ho creato un reparto che sembra una sorta di cucinetta d'alchimista, con i ripiani che si aprono in automatico per aprire le casse. Però è una zona puramente estetica, non ha una grande utilità. Là
c'è la zona che vedremo poi dopo con il portale del Nether. Questa è una porta che conduce al retro della libreria e mi serve solo perché ho voluto a tutti i costi mettere una cassa segreta con giusto degli oggetti tipo rarissimi e anche per poter eventualmente sistemare i meccanismi interni con la redstone, perché con tutti gli aggiornamenti poi mi si sballavano. Infatti qua doveva esserci una porta che si apriva e chiudeva lasciando tipo solo la fessurina per proteggere eventualmente da mob che potevano uscire dal portale, però non so per quale motivo si è tipo andato a scassare tutto il meccanismo di redstone che c'è all'interno. Di conseguenza non funziona più questa porta, è da buttare giù e rifare, ma non ho avuto tempo di farlo, quindi apprezzatelo così lo stesso. Qua vi faccio soltanto vedere un attimino la zona. Qua, se vedete, ho fatto delle cascate di lava con la faccina del creeper. E questa è la porta che conduce al Nether. Ma per ora giriamoci indietro e andiamo a vedere il resto della casa. Vi sembrerà che sia finita qui, non ci sono altre porte, ma c'è un altro passaggio segreto perché adoro i passaggi segreti. E da qua si struttura tutto il resto della casa sotterranea. Qua ho fatto giusto un giro per farvi vedere come appare dall'altro lato. Vi faccio vedere che è tutto strutturato sotto forma di ambiente sotterraneo, ma che in realtà sembra un bosco. Infatti ho creato degli alberi finti, tutti i soffitti sono fatti di foglie, il pavimento è fatto di vera terra e ho fatto una fatica del diavolo comunque a portare giù l'erba e a farla crescere, perché è un processo complicatissimo che ho seguito tramite un tutorial di YouTube. Non mi ricordo però da chi l'ho visto, quindi purtroppo non riesco a dare i crediti per questo. Qui sulla sinistra potete apprezzare la prima delle attrazioni che ho creato nel mio sotterraneo. Questo è un caminetto funzionante e rappresenta Diagon Alley, quello di Harry Potter, un'altra delle mie fissazioni. Ma c'è un trucco: c'è una leva con un sistema di redstone tutto nella parte sottostante che rivela in realtà una scala per scendere in una stanza ancora più sotterranea, non so se sia italiano da dire, che conduce alla zona della magia. Anche questa è una zona completamente strutturata, credetemi, mi sono impegnata tantissimo per costruirla. Qua ci sono dei distributori di verruche del Nether, mi pare, non mi ricordo come si chiamano perché non ci gioco da un sacco, sì, verruche del Nether. E dall'altro lato invece c'è il distributore per le ampolle di vetro o le ampolle d'acqua riempite. Hanno tutti comunque un meccanismo automatico che me li lancia direttamente in faccia, vedete? Quindi posso tranquillamente prendere così gli oggetti ed è molto comodo. Mentre per quanto riguarda le ampolle d'acqua, il meccanismo è anche molto semplificato. Adesso me ne ha dato una di quelle riempite, ma se mi avesse dato una di quelle vuote, bastava riempirla nella pozza d'acqua che ho messo lì davanti. Qui accanto ci sono degli alberi con delle porte, in realtà sono porte automatiche, però a volte faccio prima così, che contengono tutto il reparto di casse con gli ingredienti che servono per le pozioni, quindi le cose che mi servivano a portata di mano proprio in questa zona qua. Qua c'è tutto un meccanismo che ho visto anche qua da un altro youtuber che non ricordo perché, ripeto, ci ho giocato anni fa. Ognuno degli ingredienti messi attraverso il cartello in realtà può essere fatto scendere tramite un sistema ad acqua all'interno dell'alambicco direttamente tramite la tramoggia, premendo il pulsante, diciamo, del cartellino in particolare. Passando invece accanto si può passare direttamente, diciamo, dai dispenser, dove ho messo comunque in ognuno segnato qual è l'ingrediente contenuto, in modo da poterlo riempire nel caso io abbia nell'inventario qualcuno di quegli ingredienti. Vi faccio magari anche vedere com'è il funzionamento. Allora, adesso premiamo magari un pulsante a caso, giusto per farvi vedere come funziona. Ho premuto quello dello zucchero. Dai dispenser che avete visto al piano di sopra, quello entra direttamente tramite l'acqua dentro la tramoggia, che adesso è già vuota perché ha già riempito l'alambicco. Ora, questo sistema è veramente, veramente funzionale. Adesso, vabbè, non fate caso che vado a rimettere le cose a posto. Vi dicevo, è molto funzionale e molto pratico ed è appunto tutto funzionante, quindi è una buona cosa da avere nella propria casa. Ma risaliamo così possiamo vedere le altre stanze che compongono il mio magico mondo. Qua di fronte c'è la camera delle verruche del Nether, perché ovviamente dovevo pure avere una coltivazione di verruche del Nether. Quello all'ingresso è un gattino nero perché il gattino da strega, giustamente, questa è la zona da strega. In realtà questa è una zona che si è creata naturalmente, che ho voluto mantenere così come stanza. La forma è un po' strana, se vedete c'è dell'ossidiana. Com'è già che si chiamava? Era l'ossidiana? Oddio, adesso questa cosa mi sfugge da tantissimo che non gioco. Comunque era lava, io gli ho rovesciato sopra l'acqua. E scavando per appunto creare questo sotterraneo della casa, si era aperta questa voragine con la lava che mi stava distruggendo tutto, quindi ho deciso semplicemente di murarla e mantenerla così com'era perché mi sembrava molto carina come struttura. Proseguendo nel corridoio arriviamo invece nella zona delle fornaci dove produco tutto, mentre dall'altro lato di fronte, diciamo, c'è tutta la zona del mio magazzino.
Questa zona magazzino è fatta come se fosse un bosco. È un'altra di quelle cose di cui vado fierissima. È sempre in linea con lo stile della mia casa. Vi faccio vedere che comunque gli alberi sono tutti apribili, hanno tre casse doppie. Sono tutti pienissimi di materiali perché sono un'accumulatrice compulsiva. Questa cosa già la saprete dagli altri video. Vi faccio giusto dare un attimino un'occhiata di quanto può essere funzionale una zona del genere. C'è anche la cassa, quella che ti permette di portare gli oggetti in giro quando magari costruisci, cose del genere. È tutto comunque strutturato, diviso per categorie, in modo che ogni oggetto sia facile da individuare e trovare. E niente, questa appunto è la cassa che vi dicevo dell'Ender, che ti permette di portare gli oggetti in giro. Ma torniamo nel corridoio e andiamo a vedere anche le altre stanze, perché ci saranno altre sorprese. Molto bene, sulla sinistra c'è la zona della farm sotterranea, quindi ci sono i recinti con le mie adorabili mucchine, ce ne sono tantissime, con i maialini, e quello è in realtà il lama di un mercante itinerante che era spawnato qua sotto nella casa e poi è sparito nel nulla, mi ha lasciato il lama nel recinto, quindi sì, c'è un lama che non c'entrava niente. Qua ci sono altre casse in cui vado a mettere le scorte per dare da mangiare comunque agli animali, quindi è comodo qua. Vabbè, in realtà ho buttato della roba a caso che dovrei sistemare, ma non importa. Mi sono impegnata comunque a fare tutta l'erbetta naturale, a mettere i fiori. Sembra tutta una zona molto esterna, anche se siamo sotto il livello del terreno. Qua di fronte, vi faccio un attimo soffermare su questa immagine che è un altro dei miei orgogli, c'è un pollo gigante, perché questa è la stanza dei polli. I polli per ora non li vedete perché in realtà sono nascosti nel sottoscala. Questo perché io ho provato in mille modi a fare dei recinti per i polli, ma ogni sacrosantissima volta i polli scappavano o despawnavano e non ho mai capito perché. Quindi ora ci sono i polli nel sottoscala, che era l'unico modo che avevo per riuscire a tenerli fermi. Ce ne sono una vagonata anche qua, perché gli animali nella mia casa si riproducono come conigli. Qua c'è un laghetto che è illuminato anche sul fondo tramite una lampada. Qua ci sono le altre risorse, comunque comodo da tenere qua, tipo i semi per le erbe, cose del genere. E qua c'è una sorpresa che è un altro dei miei orgogli. Sotto il pollo gigante c'è un distributore automatico, guardate lì, di uova. Cioè praticamente il pollo fa le uova. È geniale. Sì, ok, i polli non fanno le uova, sono le galline a farlo, ma questo non fa niente. Proseguendo nel corridoio arriviamo nella sala delle pecore. Guardate, una sala enorme che ho fatto tutta in versione arcobaleno. C'è anche una cascata che scende dal soffitto, completamente funzionante. Sì, ovviamente funzionano le cascate, non è neanche difficile da fare, basta mettere un secchio d'acqua. Comunque, dalla scala si scende. Qua ci sono degli altri lama a causa di un altro mercante itinerante che è spawnato qua e poi è sparito nel nulla e mi ha lasciato lì il lama, quindi grazie per il lama. Questa è la cascata che scende dal soffitto, che vi dicevo, quello è il mio cagnolino fidato che resta qui a fare da cane pastore per le pecore. E qua vi faccio fare un giro panoramico nelle varie pecore colorate. Se vedete anche nei muri comunque ci sono tutte le nicchie con le lampade ed è tutto perfettamente a tema. Qua nel sottoscala invece, quando mi giro lo si può vedere, ci sono di nuovo le casse, quelle deputate comunque agli oggetti della stanza in particolare, quindi tutti i pezzi di lana arcobaleno che uso per fare praticamente le cose artistiche in giro per il mondo. Tornando su dalla scala si può proseguire sulla sinistra per raggiungere una zona che in realtà è a vista dall'esterno, ma ve lo farò vedere. È fondamentalmente una zona di agricoltura intensiva. Quella sì, è una petta che si è buggata e non si è mai più spostata da lì, non so perché. È una zona intensiva, vi dicevo, dove ci sono appunto i falò per poter prendere il miele comunque dai favi e tutte quelle cose lì. C'è la vetrata sul cielo notturno, completamente aperta, mai sigillata in modo che non arrivi nessun mob e che non sia possibile comunque passare dall'esterno, se non tramite la botola che ho fatto, che però rimane sempre chiusa. Adesso sarebbe un attimino da raccogliere tutta la roba, però il funzionamento di questa cosa è molto semplice. Le api, per prendere praticamente il polline dai fiori, devono andare avanti e indietro continuando praticamente a impollinare la zona delle coltivazioni, facendole crescere molto più velocemente. Quindi è un'altra di quelle cose belle esteticamente ma altrettanto funzionali. Qua ci sono appunto tutte le casse divise per categoria e per articolo. Sì, sono un attimino fobica con l'ordine per quanto riguarda i giochi, perché poi nella vita reale sono disordinatissima e penso che si possa ammirare dalla mia camera. Ma sì, ok, mi sono intappata. Possiamo scendere. Scendendo di qua potete vedere una zona che purtroppo non
non è ancora del tutto completa, infatti è ancora un po' tipo a forma di grotta, perché sarà da ampliare poi più avanti. Qua è anche ancora un po' tipo cantiere, però pian piano lo sistemeremo. Infatti il letto serve proprio per fare il cantiere. Qua di fronte però ho messo una parete di zucche illuminate con sopra i quadri per poter mettere le mappe. Questo perché mi sono fatto uno sbattone allucinante per vedere una zona di mappa in realtà parecchio ampia, e se giocate a Minecraft potete rendervi conto di quanto è in miniatura la mappa. E ho intenzione di fare tutta la parete di mappa completata. Per ora, allora, vi faccio vedere dove c'è quel simbolino verde e dove ci troviamo. In una zona, e adesso indicarvela è difficile, là in alto dove vi sto facendo vedere adesso, c'è l'unico deserto che ho trovato, e sopra quel deserto l'unica giungla che ho trovato. Invece la zona che prosegue verso destra serve per raggiungere fondamentalmente la zona quella del drago, che non ho ancora sconfitto, lo ammetto, prima o poi dovrò farlo. Proseguendo da questo corridoio si arriva alla zona della giungla, perché ho creato una sorta di ecosistema bioma anche qua sotterraneo. Ci sono i barili con i rampicanti, anche qua ognuno con le risorse della zona in particolare. Ve li faccio vedere un attimino, le bacche di cacao, i rampicanti e altre robe che adesso non mi ricordo. Lì c'è un banco nascosto che così non dava fastidio. E qua ci sono le porte che conducono alla mia zona della giungla. Quindi anche qua ho mantenuto il bioma praticamente come nella giungla vera e propria. Là c'è un panda giocoso che si è arrampicato sugli alberi e rimane là. Ci sono un po' di pappagalli che ho lasciato in giro per il mondo. E anche qua tutta la vetrata conduce sul cielo stellato a vista. Ho piantato le angurie, il bambù, quindi qua si può raccogliere tranquillamente, ce n'è tantissimo. E qua ci sono altri tre pandini, tre mi pare se non sbaglio, sì, che ho dovuto portare facendo una fatica del diavolo, perché se avete visto appunto dalla mappa di prima, la giungla per me era lontanissima e io mi sono dovuta far seguire da lì fino a una porta nel Nether, e dalla porta del Nether sono dovuta proseguire in tutto il Nether per tornare poi a casa, e ci ho impiegato tipo una giornata intera, è stata una cosa devastante. Qua dietro c'è una porta di emergenza, se vedete c'è tipo una scaletta che conduce verso l'esterno, però mi serve soltanto per accelerare il viaggio, se magari mi trovo da quell'altro lato della mappa, per non stare a fare tutto il giro all'interno della casa. Però in teoria non dovrebbe esistere quella porta, quindi fate finta che non sia mai avvenuto tutto ciò. Siamo pronti adesso per andare a visitare la parte esterna del la parte esterna della mia casa. È purtroppo una triste e grigia giornata di pioggia, ma non posso farci niente, quindi direi che possiamo andare lo stesso a vedere le cose così. Sì, proseguiamo, anche perché l'ho registrato così, quindi molto bene, questa è la mia seconda casetta del gioco, nel senso che quella che ho costruito, che avete visto finora, era la terza, che è quella definitiva. Questa era la seconda che ho costruito, che era molto piccola, umile e triste, però non me la sentivo di andare a distruggerla perché mi c'ero affezionata, quindi è rimasta qui sotto forma di capanno degli attrezzi, tipo per eventualmente una persona di servizio. Questo è il mio pozzo per l'acqua, che sfruttavo all'inizio per i campi coltivati, che in realtà adesso sono completamente abbandonati a loro stessi perché non li uso più, avendo quello con le api che è molto più efficiente. E la particolarità di questa casa era che aveva le cascate per arrivare nei campi, una cosa che mi piaceva tantissimo, anche se non ha alcun cavolo di senso perché non è pratico per niente. Proseguendo di qua c'era il primo recinto dei polli, che era chiamato proprio la fossa dei polli. Tuttavia non so e non ho mai capito perché, una volta messi qua i polli mi despawnavano, quindi come i pesci dello stagno di fianco al mio letto sparivano nel nulla. Ho dovuto assolutamente porre rimedio a questo creando appunto la zona sotterranea, almeno da lì i polli non se ne vanno. E se notate, ho dovuto fare la fossa perché avevo iniziato a creare un'aia un po' più carina all'inizio, ma continuavano a scappare e saltare fuori, e quindi niente, quella zona è da buttare giù. Di qua c'è invece la mia miniera. Come dice il cartello, la miniera Heiho. Ora scende in profondità ed è una di quelle zone praticamente dove farmare cristalli e cose a non finire. Ve la faccio magari vedere tagliando un attimino il pezzo, perché è molto lunga la discesa. Allora, dopo l'eterna discesa verso gli abissi della mia miniera, possiamo osservare come io ho ottenuto, diciamo, uno schema predefinito per continuare a non perdermi e scavare sempre dritto. Facendo così, se non l'avete mai fatto, sappiatelo, si riescono a trovare un'infinità di gemme, e guardate anche quanto cavolo è lontano. Di base sono arrivata nel blocco più in basso possibile, dove non si può più scendere scavando, perché appunto si arriva a quella zona con le rocce che non riesci più a distruggere. Arrivando qua, veramente la probabilità di trovare diamanti, lapislazzuli, smeraldi
smeraldi e tantissime altre cose, è altissima. Se uno mantiene un po' di costanza e si mette a scavare così, credetemi, farma subito tantissime risorse. È una delle tecniche forse più conosciuta, però io ci tengo comunque a spiegarvela nel caso voi non lo sappiate. Di qua invece, proseguendo dalla strada, c'è il cartello che indica che di lì si va al mare. Ho creato una super strada per arrivarci che vi mostrerò. Tornando indietro per il sentiero, possiamo invece raggiungere la scuderia, quella con i cavalli. Ve la faccio vedere, questa qua infatti la scuderia, dal cartello non so se si è letto, ma è la scuderia del mio mini pony. E qua c'è tutta una zona, vabbè, artistica, che era carina. Vi faccio fare giusto un giro perché così vedete anche bene l'architettura della cosa. Ecco, è la scuderia mio mini pony, perché ovviamente, ci tengo a precisarlo, i My Little Pony sono la brutta copia del mio mini pony degli anni 90. Anni 90 ed orgoglio nel cuore. Comunque, proseguiamo. Qua c'è Somario, che è il mio asino porta oggetti. Qua c'è un cavallo che utilizzo ogni tanto, ma in realtà non molto. Qua ci sono altre casse con appunto le varie selle che ho trovato, e quelle le ho trovate tutte pescando. Io non so se vi rendete conto di quante ne ho prese. Qua c'è un altro cavallo di riserva, mentre questo è il mio cavallo principale, che si chiama Rutiglia, come il cavallo di Geralt di The Witcher, ovviamente. E ha l'armatura quella di d'oro, che è quella più forte. Qua c'è un altro lama che si è ritrovato qui a caso perché mi è spawnato un mercante, poi è despawnato. Ma questa è una costante di tutta la mia partita. Da qua, dunque, mi pare di aver proseguito verso quella torre di vedetta là in alto. Quello è fondamentalmente un enorme albero che io ho chiamato Yggdrasil, in onore dell'albero, quello di Odino, della mitologia norrena e tutte cose. E mi serve per appunto avere una terrazza panoramica e una visione d'insieme su tutto il mio territorio e la mia casa. Infatti quello è il cartello, perché questo è Yggdrasil. C'è una scala per salire in alto. Avrei potuto forse creare qualche altro meccanismo un attimino più complicato per salire e scendere, fare ascensori, cose del genere, ma vi confesso di non essere molto brava con la redstone. Ho seguito appunto sempre tutorial, ma molto molto semplici, anche perché molti sono fatti per la versione Java, e quando giochi con Bedrock, che è appunto quello per le console, non sempre quadrano, comunque non funzionano. E se sono meccanismi riferiti a dei aggiornamenti precedenti, comunque finiranno per non funzionare. Quindi dopo un po' ci ho rinunciato e quindi mi muovo tramite le scale. Questa è la zona appunto panoramica, potete avere la visione dall'alto di tutto quanto. Fatto questo, direi che possiamo scendere. Vi faccio anche ammirare la fantastica discesa se c'entro il buco. Chiaramente non sono bravissima, però ok. Sembra un po' comunque di essere in ascensore. Se uno non ci fa caso che sta scendendo con le scale, direi che si può godere il viaggio lo stesso. C'è un'altra porta automatica che ovviamente io non c'entro mai, ma tralasciamo questo dettaglio. Tornando di fronte alla casa, arriviamo nella zona del laghetto. Questo è un laghetto che in realtà era già lì, non l'ho costruito io, l'ho solo modificato per creare una sorta di piantagione di canna da zucchero, e c'è una barchetta lì che è puramente estetica. Non so perché, tra l'altro, ho avuto per tantissimo tempo un creeper dentro la barca, poi è esploso da solo e ho dovuto ricostruire la zona, ma tralasciamo. Di qua c'è una zona di sentierino che e non è ancora stato strutturato bene, ma che conduce a un'altra zona del mio villaggio. Questa parte di qua invece è stata strutturata un attimino meglio. Qua c'è la zona del cimitero. Queste sono le tombe di tutti i wolfi, i lupetti che sono morti in battaglia durante le notti oscure e tenebrose. Infatti vedete il cartello cimitero dei wolfi. Ho piantato un fiore per ognuno di loro. Questa è la zona del cimitero del campo delle zucche, riferimento a Jack Skeletron e appunto a Tim Burton in generale, che è il mio regista preferito, e penso si sia intuito anche dal tatuaggio che forse dalla registrazione non vedete. Forse riesco a farlo. Questa è Sally, vedete? E qua c'è tutta la cosa di Nightmare Before Christmas. Comunque qua stiamo proseguendo verso un altro laghetto che era stato creato, naturalmente non da me. Questo è un capanno fatto per la pesca, e come tutte le altre strutture che ho fatto del laghetto sono in stile giapponese, che è un altro degli stili che adoro. Guardate questa qua, tipo pagodina, non so come dire. Ho faticato tantissimo anche a fare il tetto e farlo quadrare. Ve lo faccio vedere anche da un'altra angolazione nel caso voleste copiarlo. Qua dentro c'è lo spazio giusto per tre casse, per avere le varie canne da pesca che ho preso pescando, i pesci, e qua c'era altre canne perché non avevo spazio. E la cosa molto molto pratica di tutto questo è che ho fatto anche il cancellino automatico per poter andare a pescare. È tutto chiuso, quindi anche di notte i mob non arrivano, quindi non mi fanno niente, e uno può tranquillamente mettersi qua e pescare nel mare. Comodissimo, sei al sicuro pur essendo all'aperto, e niente, è una di quelle cose che mi piace perché è molto rilassante mettersi a pescare su Minecraft. Da qua direi che possiamo tornare indietro comunque, perché non c'è altro su questo molo della pesca. Inoltre sta scendendo la notte, vorrei evitare di morirci male, non ci voglio neanche di mettermi a combattere. Per carità, sono a livello 32 quindi non mi ammazzano, però vorrei evitare. Quindi vado magari a dormire e vi finisco appunto il giro nel giorno successivo.
Per fortuna il giorno successivo è un bellissimo giorno di sole. Proseguendo sulla sinistra del laghetto, adesso vabbè faccio un po' di casino per passare, dovrei fare forse un sentiero un po' più semplice. Si arriva a questo ponte sospeso sull'acqua, fatto anche in stile giapponese. Infatti gli archi sono fatti in modo da ricordare i tori, che sono i templi, adesso non so se sono shintoisti o di che religione siano, mi sfugge un tantino. E vi faccio vedere anche il panorama da qua. C'è la zona quella con un albero enorme che vi mostro tra poco e la zona dove c'era prima il molo dove pescare. Da qua non è stato appunto studiata molto bene la cosa, ma c'è una scala che porta in una montagna parecchio alta con la neve, cosa che ho fatto per semplificarmi il lavoro. Quindi qua vengo per prendere la neve e ho costruito per ora soltanto questa enorme vasca per raccogliere il ghiaccio. Con il piccone che vi dicevo, quello col tocco di velluto, infatti si possono prendere cubi di ghiaccio. E questa adesso la vedete così un po' mal ridotta, non so per quale motivo, però tecnicamente è perfettamente funzionante e mantiene l'acqua sempre ghiacciata in tutti gli angoli e non si esaurisce mai l'acqua. Questa cosa l'ho fatta sempre seguendo un tutorial e funziona soltanto con una vasca di queste esatte dimensioni, quindi calcolatevi il numero di blocchi se volete copiarla, e mettendo quei mezzi blocchi, perché in realtà sono soltanto mezzi blocchi, sopra la superficie del ghiaccio. Quello permette appunto di continuare ad avere il ricircolo di acqua eterno. E appunto non so se come mai la cosa è deviata così tanto, al momento appunto non è tutto ghiacciato, forse ci hanno fatto qualche aggiornamento da quando non ci ho più giocato, ed è molto probabile. In questa zona della montagna comunque avevo in mente un progetto da fare che per ora non ho ancora fatto. Mi sarebbe piaciuto creare una zona tipo villaggetto di Babbo Natale, per intenderci, magari con delle canne da zucchero giganti o delle casette degli elfi, qualcosa del genere. Però è un progetto che ho lasciato in sospeso, come molti altri purtroppo nella mia partita, perché ci ho giocato per mesi e mesi e mesi ad oltranza e poi mi sono un tantino stufata, dico la verità. Questo è l'albero che ho costruito appunto io, perché mi piaceva l'idea di avere un albero un attimino più strutturato rispetto a quelli classici centrali. E lì c'è, vabbè, uno zombie acquatico così a caso che salutiamo e ignoriamo amabilmente. Questo è un altro di quei progetti che ho iniziato senza mai terminare. È sempre in stile giapponese, perché tutte le cose intorno al lago le volevo sullo stesso stile. Però ho creato per ora solo la facciata. Mi sarebbe piaciuto creare una piccola casettina per renderla all'armeria, perché se avete visto, nella stanza centrale della mia casa c'erano un sacco di casse tutte in disordine, con armature sparse, un sacco di pezzi comunque di armi e cose del genere. E volevo cercare di fare una zona con tutti gli espositori appunto per le armature e le armi, però non ho ancora avuto il tempo di completarlo. Infatti questa è una zona cantiere, c'è il banco da lavoro e un letto buttato lì giusto per semplificare la cosa, però dietro non c'è assolutamente niente. Da qua manca in realtà il sentiero, perché una volta era un sentiero completo, poi l'ho dovuto buttare giù per cercare di rifinire questa zona, ma avevo in progetto poi di ricollegarlo. Si ricollega in realtà in questa zona qua, che è ancora quella iniziale perché era il primo sentiero che avevo costruito, e quella lì è la mia prima casetta. Questa è la zona dove io sono spawnata la prima volta e avevo costruito questo per sopravvivere alla prima notte drammatica in cui tutti i mob cercavano di uccidermi. Non me la sentivo di buttarla giù perché ha un valore affettivo e ha un sacco di ricordi. Di qua c'è il cartello che indica che si arriva al picco dell'Aquila. È una zona in realtà naturale che sono andata a modificare pian pianino per renderla un attimino più carina. Anche qua tutto il sentiero è una cosa che ho costruito io, infatti ho tolto l'erba in molte zone per fare un percorso dritto e ho inserito questi scalini, però senza renderla una cosa troppo architettonica e strutturata, perché volevo mantenere il paesaggio naturale. Infatti se vedete ci sono anche un sacco di, come non mi viene il termine, le cose lì, le ringhiere vabbè, che sono comunque a mezze rotte, perché è come se fosse un sentiero abbandonato in disuso che non viene più utilizzato tanto, ed è un sentiero abbastanza lungo, quindi questa parte ve la taglio. Aggiungo solo che in realtà sono io che ho aggiunto gran parte dell'erba intorno e dei fiori che ci sono attorno. Gli alberi li ho anche piantati io, perché questa era una radura spoglia, quindi ci ho fatto veramente un lavorone del diavolo, credetemi. E questo è il momento in cui mi pento di non aver preso rutilia per arrivare fin qua. Comunque siamo quasi arrivati, quindi in realtà ho parlato tutto il tempo, pensavo di impiegarci più. Quella è la mia farm degli zombie, anche questa è una cosa che ho visto tramite un tutorial ed è in realtà funzionante, però funzionava meglio con l'aggiornamento di prima. Adesso si bugga un pochino e vi faccio subito vedere perché. Ho avuto la fortuna di trovare uno spawn degli zombie quasi a pelo della superficie, che è proprio lì dietro in quella stanza,
e tramite questo meccanismo gli zombie vengono tirati su dalle bollicine e poi con dei pannelli praticamente li spingono oltre. Quelli bruciano ovviamente perché all'esterno c'è il sole, muoiono già da soli, però ho lasciato lo spazietto per pigliarli a botte nel caso sia notte, e tramite la tramoggia fanno cadere tutti gli oggetti dentro la cassa. Il problema di questa struttura, come vi spiegavo, è che purtroppo si bugga. Infatti, se vedete, gli zombie a un certo punto rimangono bloccati lì e non ho mai capito come risolvere questa cosa. Lì non ho finito di sistemare del tutto, ma non importa, tanto è solo una farm. Se voi sapete comunque come fare a modificarlo, magari scrivetemelo nei commenti, perché è una cosa che mi interessa parecchio. Non sono mai riuscita a risolvere questo problema, neanche andando a cambiare tutti i vari meccanismi che c'erano all'interno. Quindi mi sono accontentata e ho detto vabbè, quando funziona funziona, per il resto pazienza. Proseguendo nel sentiero verso Picco dell'Aquila si arriva a un'altra farm, la farm degli scheletri, perché ho avuto un culo devastante ad avere due spawn di mob al pelo della superficie, tutti nella stessa zona. Quindi qua ho costruito un'enorme statua di scheletro arciere, perché era bello da fare. Mi ci sono impegnata tantissimo, l'ho anche fatto tutto irregolare con i colori per fargli le sfumature. La farm è lì dietro, se vedete sono praticamente attaccate, è la cosa più fortunata che mi è mai capitata nella vita, credo. Quello è il cagnolino che fa da guardia, voleva restare lì perché ovviamente è pieno di ossa degli scheletri. Allora, questa farm in realtà ha un meccanismo praticamente identico a quelli degli zombie, anche questa è buggata. Da qua si riesce a vedere addirittura lo spawn dei mob. In realtà gli entra un po' di luce ma funziona lo stesso. Anche qua i mob cadono e poi si fanno male e lo posso ancora picchiare eventualmente, e dalla tramoggia le cose finiscono nella cassa. Tuttavia in questa sono riuscita a ovviare il problema del fatto che restano bloccati lì, facendo questo percorso bucato in modo da potergli dare tipo una poccata, spingerli, e basta solo tirarsi indietro quando loro ti attaccano, loro arrivano lì e poi vai a poccarli e quelli vengono spinti dall'altro lato. Quindi bene o male l'ho sbloccata così, anche se non è proprio perfettamente funzionante. Io direi che comunque un grandissimo risultato e vado fierissima lo stesso, va bene così com'è. Tornando in là da Picco dell'Aquila, c'è in realtà il motivo per cui questo si chiama Picco dell'Aquila, ed è quella montagna laggiù che mi sembrava una sorta di aquila, cioè nel senso era una zona creata naturalmente, non l'ho creata io, e mi è piaciuta tantissimo come montagna, quindi ha dato il nome a tutta la radura. Qua c'è il cartello che ci indica che di là c'è una terrazza panoramica. Ora, anche quella terrazza panoramica in realtà era già creata dal gioco, non l'ho modificata io. L'unica cosa che sono andata a costruire io è la scala che conduce alla terrazza panoramica naturale e sono andata a mettere il pavimento. E sono le uniche cose veramente che ho modificato. Qua c'è il rumore di uno zombie che sta morendo per la luce, ma ignoriamolo, cioè non importa, c'è qualcuno che muore a caso. Ecco, questa qua è tutta una zona che si era creata da sola. Qua c'è il cartello perché la terrazza panoramica merita anche un cartello, lì è probabilmente dove è morto lo zombie, e questo è il Picco dell'Aquila visto dall'altro lato. Quella là è la statua dello scheletro, che vista da qua ha anche il suo perché. Come vi dicevo, io ho modificato soltanto il pavimento e creato la ringhierina. Ma torniamo verso casa, vi faccio vedere che proseguendo invece in questa direzione si può osservare la zona quella con praticamente tutta la farm funzionante di agricoltura con le apette, e ora che è giorno le possiamo vedere addirittura in funzione, che vanno avanti e indietro dai fiori praticamente al loro alveare. Ho comunque anche strutturato tutta la zona in modo che quadrasse comunque con l'ambiente naturale, quindi ho fatto gli alberi che uscivano fuori con la chioma, penso che li abbiate visti, e visto che il sole sta tramontando ritorno in casa. Ora è il momento di condurvi nel mio Nether. Se vi ricordate la zona sotterranea con il portale, questa parte la taglio un attimo, e siamo nel Nether. Questa è la zona che è stata creata nel mio mondo. Dimenticate la parte che è costruita da me e vi faccio notare un altro dei colpi di fortuna devastanti che ho avuto in questa partita, perché dove mi è uscito il portale, il primo che ho creato, è attaccato a una fortezza. Cioè vedete, è proprio lì, c'è il muro della fortezza. Infatti sono riuscita molte volte anche a farmare tipo, non mi ricordo come si chiamano, i bastoncini di quei cosi infuocati. E lì c'è un portale che mi si è creato per un bug, perché una volta non so come mi ha fatto spawnare da quel portale invece che dall'altro, e quindi ne ho due, ma in realtà sono entrambi lo stesso portale. Se voi sapete che cos'è questo bug, scrivetemelo anche nei commenti, perché sono curiosa, non ho idea di come cavolo sia successa questa cosa. Qua c'è la zona della fattoria, ferrovia.
che ho iniziato a costruire, ma non è ancora completata. Questa è la stazione centrale, perché è quella vicino alla casa, e di là c'è il villaggio Corallo, che è quello che mi sto accingendo a mostrarvi. Ora, io ho elaborato la cosa in modo che ogni struttura fosse a colore. Infatti vedete, c'è la stazione rossa e quella che prosegue in là è la stazione blu. Anche i vetri sono tutti a colore, però è un progetto che non ho mai terminato. C'è anche una panchinetta, guardate che bella la zona panoramica, e in realtà è tutto perfettamente in funzione, perché cliccando sulla pedana compare il carrellino. Il carrellino va avanti da solo per l'accelerazione, anche se purtroppo da quando l'hanno aggiornato i tappeti attorno lo rallentano nella parte iniziale, non so perché, questa cosa ve la faccio vedere. Aspetta, lo rompo un attimo perché è partito da solo, rifaccio un attimo la cosa e vi spiego. Allora, il carrellino praticamente è dentro quella tramoggia, cioè lo fai entrare dalla tramoggia, ed è dentro un distributore che lo tira su, che è lì sotto, cliccando la pedana che è sotto il tappeto sale su. Poi in realtà quando torna indietro si va a schiantare contro quel cactus, cadendo nella tramoggia e finendo di nuovo nel distributore che me lo fa comparire. Salendo sulla pedana esce fuori quello, sì, l'ho di nuovo mancato. Comunque, se vedete, purtroppo la parte iniziale va rallentatore, mai capito perché, però posso farvi godere il panorama mentre c'è il ghast che piagnucola in sottofondo, ma non importa. Ok, ha preso un attimino velocità, poi questa parte finale funziona, quindi non chiedetemi che cavolo sia successo. Comunque, qua è andato a sbattere contro il cactus, è caduto nella tramoggia ed è finito all'interno dell'altro distributore che lo fa risalire per tornare indietro da quella pedana. È geniale! Qua c'è il cartello che conduce verso casa e qua siamo nella zona stazione blu che non è ancora terminata. Questo è il portale che conduce al villaggio Corallo, che è in realtà un villaggio preesistente del gioco, non l'ho costruito io, ma io ho modificato gran parte delle case e delle strutture, per questo ve lo mostro. Innanzitutto vi informo che il villaggio si chiama Corallo perché si trova vicino a una zona che ho trovato dove c'erano appunto tutti i pesci tropicali, ed era una zona unica perché vicino a casa mia c'erano un sacco di mari ma nessuno aveva i pesci tropicali, quindi ho dovuto viaggiare parecchio per trovarlo. Questo qua è l'interno della mia casa all'interno del villaggio Corallo, che se vedete è una struttura abbastanza grande con un letto incassato e tutte le zone intorno con le vetrate colorate. Ho messo librerie, armadietti che in realtà sono finti, qua ve lo sto mostrando. Quello vabbè, una porta che conduce, cioè una finestra che conduce all'esterno. Qua ci sono varie casse con strumenti che mi servono per costruire le case del villaggio, quindi le cose che mi servono a portata di mano e non nella casa principale. Le porte sono fatte di metallo e sono blindate, si aprono soltanto mediante un pulsantino, perché i villagers continuavano a entrare e quindi ho dovuto porre rimedio in qualche modo. Questa è una fontanella che ho voluto mettere in casa, guardate che carina, e lì c'è vabbè un altro barile. A furia di parlare così mi sto iniziando a strozzare. Comunque, ho visto che era notte, quindi vado un attimo a dormire per farvelo vedere di giorno. È l'alba di un nuovo giorno nel mio villaggio di Minecraft, il villaggio Corallo. Apriamo le porte blindate, ovviamente non ci riesco mai al primo colpo, ma questa è un'altra storia. E qua potete ammirare l'esterno della mia casa, che in realtà è una cattedrale. E sapete perché? Perché io sono il loro dio, sono coloro che governa le loro vite, gli crea le case e decide se loro vivono o no. Qua ho fatto recinto coi cavalli perché in realtà era strapieno di cavalli qua intorno, e qua ho mantenuto un po' la struttura delle zone coltivate. Ma vi faccio fare un giro intorno alla cattedrale per poterla ammirare appieno, perché è uno spettacolo grandioso di magnificenza e autoglorificazione, cosa che mi sembra chiara e giusta. Il villaggio comunque l'ho recintato completamente dal muro illuminato per evitare gli attacchi eccessivi dei mob, anche se in realtà vengono costantemente attaccati i miei villagers. Questa qua accanto è una casetta che ho fatto io, ha un laghetto con in realtà i pesci, anche questi sono quasi tutti tropicali, non c'entrano niente però erano belli da mettere, ed è questa la casetta dei pescatori, perfettamente in tema col laghetto. Infatti anche il ponte l'ho fatto io, mi piace tantissimo sinceramente. E questa è la parte esterna della casetta. Entrando si può vedere che gli ho fatto un lettino matrimoniale, una zona per mettere cose, una piantina umile e non si sa perché un quadro fatto così, perché ci stava. Uscendo sul balconcino si può vedere che ho fatto la zona col vetro per vedere i pesci passare di sotto. Questo è il molo dove può pescare il pescatore del villaggio e questa è la panchinetta su cui può sedersi ad ammirare il panorama. Io trovo che questa sia una struttura che mi è venuta molto bene, nonostante sia tipo piccolina, appunto una casetta umile, senza l'eccessivo sfarzo della cattedrale che ho costruito per me stessa. Però ne vado fiera, è carina. Là potete vedere che ci sono i golem che girano, ne ho fatti parecchi per proteggerli perché continuavano a morirmi tantissimi. Queste sono tutte casette che ho lasciato più o meno come erano nello stato originale, perché comunque ci stavano e poi pian piano le devo sistemare. Questa è la casetta del il cartografo. C'è la mappa, diciamo, del villaggio, però in realtà è una mappa che comprende tutto quello che avevo visto fino a quel momento, è molto zoomata in piccolo. Questa era la casa che sfruttavo in
partenza, per usare tipo base mia. Dicevo, è la prima casetta che ho sfruttato per dormire quando venivo nel villaggio, prima che costruissi la cattedrale. Andando di là potete vedere invece una delle cose che ho costruito io, la fontana. Questa qua si chiama la fontana degli intrappolati, lo potete leggere anche sul cartello. Questo perché non ho mai capito perché i villagers ci si buttano, e quello si è voluto da solo subito, ok, si buttano dentro e poi non riescono a uscire nonostante io gli abbia fatto la scaletta. E solo da quel lato, perché di qua, se vedete, la fontana è rimasta integra perché è simmetrica dai due lati. Di qua non ci entra nessuno, dall'altra i villagers si buttano per annegarsi, non so perché, forse non gli piace la loro vita, e poi non escono più dalla scala, quindi lasciamoli lì. Questa qua è un'altra delle casette che ho fatto, ed è la casa degli arcieri, ma la vediamo tra poco. Qua c'è una parete che ho modificato, in realtà soltanto una parete, perché non lo so, mi piaceva, avevo quello sghirbizzo artistico sul momento. E qua dentro invece ho lasciato più o meno, se vedete com'è, l'ho solo allargata un pelo se non ricordo male, giusto per avere più spazio per mettere gli oggetti. Qua vi diceva la casetta degli arcieri, ma possiamo entrare direttamente da davanti, dove ho fatto tutta la zona con i fiorellini, perché mi piace sempre molto tenere il verde. Qua ci sono quadri molto suggestivi e positivi per la vita con gli scheletri. Qua gli affumicatori per eventualmente pesci, carni e cose del genere. E questo è appunto la, diciamo, zona dove potersi allenare con i bersagli. Infatti loro ti aiutano in teoria, anche se non ho mai capito la loro utilità nel gioco. Proseguendo di qua c'è invece la casetta del fabbro. Ve la faccio vedere un pochino da davanti, se vedete, con altri fiori, ma sempre lei vuole. E qua c'è appunto tutta la zona per il fabbro, con il focolare lì dietro, che in realtà di notte si illumina perché ho messo le torce lì in basso, quindi fanno l'effetto del fuoco dal basso, diciamo l'illuminazione proprio da fucina. E al piano di sopra c'è il lettino tipo soppalcato, che ho trovato proprio carino da fare, così per farla un po' diversa dalle altre casette. Mentre di qua ci sono altre cosine. Ecco, la prima cosa che voglio mostrarvi è il Monte Creeper, in realtà dotato di una fontana. Oddio, cos'è successo al lama? Non lo so, vabbè, tralasciamo il lama impazzito, perché qua i mercanti mi lasciano lama ovunque. Qua dicevo, è Monte Creeper, dotato di una fantastica fontana di un creeper piangente immerso nella natura, perché questa è tipo una fontana antica, come se fosse degli antichi Maya o aztechi, cose del genere. E quindi, faceva un po' effetto Indiana Jones con le trappole, però mi piace tantissimo. Ed è anche illuminata di notte, se potete vedere appunto dalla lampada. E devo solo ancora sistemare un attimino l'entrata, perché non è molto comoda così, però... vabbè, ciao golem, c'è pieno di golem, infatti vi dicevo che li protegge. E questa è l'altra casetta che ho fatto io, è la casetta dei pastori, che non si sa perché si sono tutti riuniti dentro il recinto e non si spostano più da lì. E questa è una casetta fatta tipo sulla palafitta, così mi ispirava da farlo così. C'è il balconcino fuori con i vasi di fiori, il tavolino da soggiorno, la finestra panoramica con i fiorellini, questa appunto è la cucinetta, altri quadri, poi non si sa perché i pastori sono appassionati di karate a quanto pare, e hanno tutti i telai per lavorare la lana e cose del genere. Allora, in un'altra zona del villaggio, innanzitutto si può ammirare comunque tutta la cattedrale con le guglie, le vetrate, vista da qua fa anche la sua sporca figura. Uscendo fuori da questo lato c'è la prima struttura giapponese che avevo costruito, prima ancora di quella accanto a casa mia. E questa è la prima che ho fatto, che non c'entrava niente col resto, però mi ero fissata che volevo fare qualcosa di giapponese. E avevo creato qua una coltivazione di canna da zucchero, anche se poi non l'ho più utilizzata perché è stata soppiantata dalle cose che ci sono di fianco a casa mia, oggettivamente. Tuttavia, visto che era venuto carino, ho deciso di tenerlo così com'è. E forse anche leggermente più grande come struttura rispetto a quella che poi avevo creato in casa mia. Però, a parte quello, direi che la cattedrale fa tutta un'altra figura. Se non ricordo male, non siamo ancora andati nella strada che conduce al mare. Quindi possiamo passare un attimo dalla scuderia a prendere Rutilia, perché stavolta mi conviene fare la strada un pochino più veloce, se no non ne usciamo più. Qua sì, mi ero dimenticata che bisogna in realtà aprire due porte per passare coi cavalli, solo con una non passano, non ho mai capito perché. Quindi saliamo a bordo della mirabolante Rutilia, il cavallo che tutti adorano e tutti vorrebbero avere, e proseguiamo nella strada che conduce verso il mare. Ora, questa strada in realtà non è molto strutturata, è uno dei primi sentieri che avevo fatto, è semplicemente un lastricato di pietre dritte che ho fatto perché mi perdevo costantemente e non ritrovavo mai la strada di casa. Quindi mi sono detta, vabbè, sai che c'è, io tiro una roba dritta giusto per vederla, poi pian piano la sistemerò, la renderò un attimino più carina. Renderla carina è una cosa che non ho mai fatto, infatti c'è anche una zona di ponte sospeso che non ha nemmeno delle travi o dei sostegni, così puramente a caso. Prima o poi forse sistemerò anche questa cosa, ma stiamo arrivando al villaggio del mare.
fare. Ora, questo villaggio, quando l'ho trovato, era già completamente disabitato, perché i mob e gli zombie, penso, avevano già mangiato tutti i villagers. Quindi io mi sono approfittata di una delle casette, questa qua di fianco, che è quella che utilizzo sempre per fermarmi a dormire quando vengo qua al mare, ed è diventata casa mia, la mia zona di supporto, diciamo la mia zona villeggiatura. Non c'è molto da vedere purtroppo in questo villaggio, perché vi dicevo è stato praticamente distrutto tutto. È carino, e qua di fronte nel mare c'è anche uno di quelli, di quei templi sotterranei, quelli che hanno tipo i pesci quadrati che nuotano, tutte le strutture per fare le cose marine. Mi fermo però a dormire, visto che siamo già ai procinto di notte. Molto bene, direi che il video tutto sommato possiamo finirlo così. Le cose ve le ho mostrate praticamente tutte, mi ci sono soffermata forse un po' troppo, ho cercato di fare veramente veloce anche nel parlare, infatti adesso sono assetatissima e mi viene da tossire, portate pazienza. Ho cercato veramente di fare di tutto per cercare di renderlo più breve, ma sicuramente sarà un video lungo. Quindi, se l'avete visto fino alla fine, vi ringrazio di cuore. Vi ringrazio ancora una volta anche per i 1000 iscritti, che adesso purtroppo saranno già superati, perché tempo che avrò finito di registrare e di montare il video sarà passato qualche giorno. Però io spero che lo apprezzate lo stesso, spero che possiate apprezzare anche di aver visto appunto una parte videoludica di me che non avete mai visto nel canale. Spero che abbiate goduto di questo giro panoramico, come se fosse una vacanza estiva, diciamo un soggiorno nel magico mondo di Minecraft. Non mi resta quindi che salutarvi, e non sto questa volta a dirvi ci vediamo nel prossimo episodio, perché questo è una cosa a parte che non c'entra con gli altri video e non so quando la starete guardando. Però grazie per averlo seguito fino adesso, e ci vediamo in un qualsiasi altro video se vorrete continuare a seguirmi. Ciao a tutti!